Ritengo opportuno soffermarmi ancora un po' su questo gruppo di australopitecine. Quindi noi vediamo una comparazione: a sinistra Sahelanthropus ticedensis, 7 milioni di anni fa, a destra invece il più antico degli australopitechi, l'Australopithecus anamensis, di cui vediamo qua un cranio, di cui vediamo la mandibola e la porzione superiore della tibia. Vedete come il cranio di Anamensis è più vicino morfologicamente al Sahelanthropus ticedensis, anche per quanto riguarda il volume cranico rispetto al più moderno Australopithecus afarensis, Lucy. Ecco, avente una maggiore capacità cranica e uno scheletro appendicolare degli arti inferiori, di cui vediamo l'osso del bacino, vediamo una parte del femore con il collo del femore, vediamo il sacro. Ecco, importante non dimenticare che quando si parla di antropoidei, quando si parla di scimmie, noi intendiamo degli organismi, animali, che hanno una parete post-orbitale completa, una sinfisi mandibolare fusa, una sinfisi metopica osso-frontale fusa, un osso ottotimpanico del temporale a forma di anello, molari bunodonti a rilievi arrotondati, a corona relativamente piatta e larga. Ma quando noi esaminiamo le relazioni tra gruppi di antropoidei, è conveniente ricorrere ad una classificazione attraverso dei cladogrammi. Ecco, questo è un cladogramma degli antropoidi viventi. Che cos'è un cladogramma? Il cladogramma mostra una serie di relazioni nidificate, descrive cioè la successione delle diramazioni, ma non le relazioni dirette di parentela tipo antenato-discendente. Vediamo qui il cladogramma degli antropoidei o degli antropoidi, che si suddivide: quindi noi abbiamo un antenato comune nel punto in cui, eccolo qui, questo antenato comune che dà origine alle platirrine o scimmie del Nuovo Mondo in America. Arrivano in America circa 40 milioni di anni fa, e le catarrine, che sono le scimmie del vecchio mondo, che si dividono scimmie del vecchio mondo. Le scimmie del vecchio mondo corrispondono, questo nome, ai cercopitecoidei, ovvero alle scimmie con la coda. Vedete, qui in questo punto c'è l'origine comune tra i cercopitecoidei e gli ominoidei, invece, che si distinguono in ilobatidi o gibboni e ominidi. Da questo cladogramma vediamo che questo antenato comune è l'antenato comune degli ilobatidi e degli ominidi, per cui gli ilobatidi sono più vicini agli ominidi di quanto lo possono essere con i cercopitecoidei, ovvero con le scimmie del vecchio mondo. Ecco, la cladistica ci aiuta a fare chiarezza nelle relazioni filogenetiche tra gli esseri viventi e tra i diretti ascendenti della specie umana.